Diglielo, diglielo tu, Mr. Kipper. Kimmer. Kimmer, digli quello che hai detto a me, non mi crede? Non voglio sentire neanche una parola, ok? Austin, non c'è davvero molto da dire. Credo che la storia di tuo fratello sia sorprendente. Sorprendente, hai perso una scommessa, ti sei giocato il mio materiale. Questo è davvero troppo, Austin. Dico solo che la storia di tuo fratello ha molti numeri. Voglio andare fino a fondo. Non voglio sentire neanche una parola, ok? Vaglielo, vaglielo a spiegare ai dirigenti, vaglielo a dire a quelli che lo trasformeranno in un serial TV, in un affare, ma non dirlo a me. Ma io non ho mica detto che non voglio continuare anche con il tuo progetto, no? Possiamo farli entrambi. Siamo abbastanza grandi noi. Noi! Io posso scriverli entrambi! Che cazzo esti noi? Vedi? Cosa ti dicevo? È totalmente ostile! Austin, è assurdo andare da un altro sceneggiatore. Non esiste proprio. Siete fratelli? Vi conoscete? Avete una familiarità con il materiale che non sarebbe possibile altrimenti, no? Non c'è nessuna familiarità con il materiale, nessuna. Io non so che cosa sia un Colorado Country o che cosa sia un collo d'oca e non mi interessa neanche saperlo. È un venditore di fumo, un vendifumo peggio di te se non te ne sei accorto, allora. Ehi, adesso basta! Non ero mica obbligato a riportarti indietro l'osso, amico. Ho semplicemente convinto Saul che tu sei la persona giusta per questo lavoro. Non è il caso che tu mi rinfacci i tuoi favori ora. Favori, l'ho scritto io quel bozzetto di merda, tu non sai neanche che cazzo è l'ortografia! Austin, tuo fratello mi ha detto di vostro padre. Cosa? Sì, insomma, abbiamo fatto un patto chiaro. Abbiamo alle spalle i soldi di uno studio, solo sul tuo primo abbozzo. Che cosa ti ha detto di mio padre? Che è un poveraccio, che ha bisogno di soldi. È vero. E così questo sarebbe un favore per il vecchio. Avete organizzato anche questo la nonna Buca, sì? Sarebbe così? Possiamo fare un fondo fiduciario per tuo padre. Una grande somma gli verrà elargita in piccole parti, così che non la sprechi. I soldi gliel'ho già dati i soldi, se li hai bevuti tutti Ma quanti! questa è un'altra storia! Possiamo fare un fondo fiduciario per tuo padre. E una grande somma verrà elargita in piccole parti, così che non la sprechi. Ah sì? E chi si occuperà di questa cosa? E tuo fratello si è offerto. A lui! E certo, farò in modo che la usi per comprare da mangiare. Questa sceneggiatura non la scrivo. Non la scrivo né per voi né per nessun altro. Non serve che mi ricattiate o che mi rinfacciate cose. Io non la farò. Non scrivo sta cagata. Né per voi né per altri. Basta. Smettetela tutti e due. Ripiantatela tutti e due. Oh, certo, sei ben deciso, vedo. Stiamo parlando di 300.000 dollari per questa roba. Ci sono tre studi che si stanno facendo le scarpe a vicenda per questo materiale, è incredibile! E in una sola mattinata! Non ti hanno mai dato tanto! Sì? Beh, allora potrete permettervi di pagarmi una percentuale su quell'abbozzo, ma sarà meglio che trovate un agente a questo genio prima che lo Ma freghino. Saul è il mio agente, vero Saul? Certo, io credo veramente che tuo fratello abbia qualcosa, è da troppo tempo che faccio questo lavoro e vedo qualcosa in Ha un lui, sacco talento di puro. balle, ecco che cos'ha! Ti sta prendendo per il culo! 300.000 dollari, Austin, cioè, è